Benvenuti di nuovo a tutti, questo è Find Yourself, sempre di Amica Games, che è un pazzo russo colossale, siamo sempre qua con Sara. Ciao. E questa è la chat, e ci trovate su Twitch, e, eccetera eccetera. Iniziamo. Quindi bisognerà tradurlo questo, Questo mi sa che è uno dei suoi primi giochi, sai? Ma infatti io sto per dire, mi sa che è il primo. Potrebbe essere proprio il primo, sì. Se non mi sento. Ah, ok. Dimmi come il gamer, perché sto parlando questo mi basta. No, ti sento. Ma partiamo così? Come ci siamo arrivati qui? Non abbiamo fatto. Qua abbiamo la flashlight. Bello anche meno così, guarda. Possiamo correre. Qua corre anche bene. Belli questi disegni. We are all slaves, loser. Oh, che cazzo è? Ma io non sto facendo. Schippo. Ma dove devo andare? Noi non sappiamo camminare, si spera. Ma quello è il titolo. È il simbolo. Volevi! 5 e mezzo incontro con lo psichiatra. Questo dovrebbe durare molto poco. Mi sa che abbiamo saltato. Mi sa che abbiamo saltato. Ma perché siamo in questa. Oh? Ma il diavolo de. E Tenacious D? Oddio, è vero. I'm the devil, I love metal. Oddio mio. E tu focus look. È lui. Check this riff is fucking tasty. I'm the devil, I can do what I want. La puttana sua. Vabbè. Questa è quando. Questa quando è apparsa qua. Ma quello là dietro, vista quanto hai detto tu. Ma non c'è la cornetta, però. Oddio mio! Ma chi è? Mamma. Ma è finito. È stortino, ragazzi. È finito? No, non credo. Durava. No. Mi sembra che durasse mezz'oretta. Però non... L'altro doveva durare 2 ore, quindi è durato 1 ora. Non stava bene. Aiutami. Quella sono io se vedo i video come li sta vedendo Atos. Esatto, quello è Atos a letto. Io mi sveglio così e sto così. È tutto nero. Ma anche tu non vedi, vero? No, non vedo niente. Secondo me è voluto, però. Sì, esatto. Atto 1. I mostri sono tra noi. Monster Among Us. È un gioco ambientato in un treno, Sara. Oh no, come quell'altro che abbiamo giocato. Oh! Non vado dall'altra parte? Cosa ci fanno le carrozzine qua? Oh, oddio! Ma che cazzo stiamo dicendo? Nessuno può calmare un bambino che piange. Oh cazzo. La madre di merda che si giustifica quella. C'è una signora? Signora. Magari non è il suo bambino? Ma signora sta bene? Oh cazzo signora. F? Signora, i limoni, signora! Hai perso una signora e limoni, signora. Devo andare avanti e indietro finché non succede qualcosa? Oddio buono, sì. Oppure che sta tutto così e sarà inquietante. Mamma mia. Vabbè dai. Cos'è sto rumore fuori? Ma sono i Daft Punk? Ma sono i Daft Punk? I nemici sono loro. Pronta? No? Scratcia un po'. Ok.
Non c'è l'audio direzionale. Cioè, non sento qual è la direzione. No, è andata là, tipo. Ah. Una stampella. Sta passando le unghie, secondo me. Una croce. Oh. What? Ma? Non mi sento sicuro, neanche in camera mia, anche perché ero su un treno, quindi... Ma che camera sto qua? Vabbè, mamma mia. Ho capito, ma cos'è? Ginnasta di vite parallele? Vabbè, io lo volevo in camera, sta roba. Una telecamera? No. Una donna rossa. Quando è buio, mia mamma si comporta in modo strano. Oh, oh. La mamma c'ha un palloncino in mano. Mia mamma mi ha punito e mi ha chiuso nella mia stanza. Si è aperta la porta, si è aperta la porta. No, noi stiamo leggendo. Dopo che ci ha lasciato papà, è iniziato a trattare molto male. Aiuto! Porca puzzona. No! È il demonio. Ma siamo andati in Fallout? Beh, è vera musica. Forse devi zoomarlo. Credo avvicinami di più. Eccoci qua. È Buzz Lightyear russo. Ma perché dovrebbe esserci una camera? C'è una telecamera. Esatto, perché c'è una telecamera in camera mia? Che l'ha, guardate, no. Chi che l'ha messa? Zio? E quindi? Ah, forse devo riaprire. Oh cazzo. Oh, il mostro sotto il letto. Cosa si sta nascondendo sotto il letto? Porca puttana. Dio buono. Dietro di me. Aiuto, Sara. Ah, c'è un pupazzo? Tipo dove stava prima il dipinto. Oddio, sì. Ma come hai fatto a non vederlo? Non lo so, stavo impazzendo. Ho visto questo prima anche. Sarà capace di trovare una via fuori se segue se va contro il... Penso che l'hanno scritto malissimo, intendevano sarei capace di trovare l'uscita se saprai opporti all'oscurità. Cioè, tu quando vai a prendere qualcosa in frigo, schifo, fai... così. Cosa? Di buono. Oh, è Gesù di Gesù di prima. Ma hai fatto male, sto Gesù. Tanto è andato Gesù. Intanto ci pigliamo Gesù. Musica facinorosa. Basta con le musiche. Bellissimo. Niente. Comunque oggi ho visto un video della Meloni sotto col commento come al studio luce. Quello sotto luce, okay, quello dove era sul carro armato. Bravissimo. Vediamo la nostra presidente. Con fare impettito e fiero il capo di stato. Il capo di stato, ovviamente, per evitare querele da parte di Twitch. Il capo di stato dimostra tutta la sua prestanza. Tipo, si vede che tipo bacia un bambino e fa: quel bambino ricorderà questo giorno per sempre. Il bel bambino che tanto si confà alla cultura fascista.
Ma c'è Plia. Occhio che i russi sono comunisti, non dire queste cose. Oh, duro che era solo una battuta. Arriva Sara, è pronta? No, non sono pronta. Oh, parla serpentese? Ci abbiamo dietro, ci abbiamo dietro. Si apre la camera segreti. Signora, ma è Voldemort per davvero? Ma è Voldemort. Oh, cazzo. Ma è Voldemort. Va bene, Pia, tu come stai? Pia, ricordiamo, ragazzi, ecco. Non so se c'era Schippo l'ultima volta che c'era anche Pia. C'eri Schippo quando è tornato Pia? Te lo ricordi, Pia, Schippo? Vediamo innanzitutto, partiamo dal... Tutta sta calma, non mi piace. Il vero problema è che è tipo io che ci sto ogni... La Madonna, cosa dire? Non ruberesti mai un'auto. No. Non curaresti mai un giudice. Non posso stare al cinema. Oh, cazzo. No, sta cantando un giro tondo. Questo mi inquieta. Dice accendere la scena. Sì. Oddio mio. Ma perché hai dovuto zoomare? Sono io? Ho passato tutta la mia infanzia da solo. Noi saltiamo però questi incontri con psichiatra, per cortesia. Schippo Plia è colui che aveva spoilerato Uncharted. È dietro di noi. Che era stato bannato a vita e poi a un certo punto ha fatto un secondo account. Porca la puttana, è certo, pure i manichini, è certo, pure i manichini. Ah, questo è l'atto 1. Beh, ecco, non Uncharted, The Last of Us, grazie ragazzi, scusate, ero un attimo agitato. Don't be afraid of dark, non avere paura del... Oh, le chiappe del manichino? Oh! Comunque l'ho detto 2 minuti fa, forse. Scusami, ero un attimo ancora impauritissimo. Comunque, non avere paura del buio, tipo, dobbiamo fare la luce spenta? Che sei in culo? No! E noi lo facciamo con la luce accesa? Oh, Dio buono! Che puttana, Tomà! Ma chi è questa ragazza? Non lo so. C'è qualcosa sotto a sinistra. Ah, ok, stavo già cacando. Tipici rumori di treno. Ho paura che mi inseguano. Ah, devo trovare un'altra cosa. Certo. Ma forse era quella cosa rossa che ho visto là sotto. Comunque, Plia, stiamo giocando assolutamente un gioco non horror, quindi puoi guardarlo a occhi apertissimi. Qua, forse. Ah, vedi che c'è il coso, infatti? Sì. La sdrumata. Devo trovare la chiave pure. La chiave è giusta, poi. Non era lì il manichino? Oh, Sara. Non erano così i manichini? No, che non erano così, non c'era manco quello che adesso al volta. Non mi piacciono i manichini negli horror. Ma come... Ragazzi... Non vedi che sono toccati. Ragazzi, scusate, avete una chiave per caso? Sì. Grazie. C'è scritto la chiave giusta. Perché sì. No. Chi è? A e I. A I. O. U. Ha droppato la chiave. Ma cosa devo... Allora, fa... Ah, scusa. Dimmi che c'è proprio... Oddio mio. Bacca, abbiamo cambiato gioco. Sempre di questo matto qua. Quindi ti consiglio assolutamente di rivederlo poi quando lo metterò su YouTube o nel VOD. Quindi prima
Questo qua fa, non fa assolutamente paura? No, 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 no. No, 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 signora. No, ma signora. Signora. Ah, prova signora. A spingere la luce. Ah, no, devi farlo. La sette. Signora. Ma prova a spingere la luce. No. No. Come faccio a tirare il pat? So. Signora, non riesco. Signora. Signora, mi aspetti, signora. Signora, abbiamo capito. Non sei sveglio, eh? Non sei sveglio. È lì. E se volete fare questo, è limoni, ragazzi. Forse devo toccare il manichino giusto. Beh. Vabbè, ma è impossibile. Cosa vuol dire? Qual è il manichino giusto? Come lo decido io? Se uno è meglio di un altro? Ma abbiamo cambiato categoria? No. Fermi. Ok. Ha ragione. Pia, come ti ho accettato, ti distruggo, ricordati. Come si chiama sto gioco? Find yourself. Uno spettatore, c'è un altro che lo sta giocando. Allora, ok, sì, mi sono confuso per le tette, indubbiamente. E parte l'electrowave. Però perdonatemi, cioè... Ok. Siamo? Ok. Quelli con la mano dipinta addosso, tipo. Vedi, questo ce l'hai in testa. Brava, brava Sara, brava cazzo. Ah, signora. Cosa vuol dire scritto direttamente, letteralmente in alto? No, Plia, io... Quello che... Cioè... E la cosa che mi ha fatto stupire ai tempi è che cazzo mi seguivi tipo da un anno e mezzo. Un anno. Dio buono. Un anno. E quello spoiler è stato assurdo. Cioè, ma com'è? Mi è spiaciuto, ovviamente. Vedo mostri nella mia camera. Mia mamma non mi crede. E mi ha rinchiuso nel basement. Ci sta. C'è sempre certo, un basement certo. Alla fine. Ci sta. Alla fine. Ora la mamma? Tua mamma c'ha un problema. Ok. Mi ha letteralmente venuta a fare il culo. Non sei tu. Mi è letteralmente venuta a fare il culo. Ho spento le luci, stava facendo l'uncinetto. Yama. Si punta un dito. Adesso ti bidi. No, nel senso che è in ritardo, Plia. Nel senso che è in ritardo sulla tabella di marcia. Ragazzi, aspetta, abbiamo una cosa. Allora, fermi, no, lo facciamo dopo. Bacca, non te ne andare, finito il gioco dobbiamo parlare di una compravendita album. Però lo faccio dopo perché c'è... te lo metti su YouTube questo, sennò stiamo a mezz'ora a parlare degli album. No, piano, lo so che vuoi farti banare ancora, perché hai già pronti altri 6 account. Dio buono che... C'è Schippo che è incazzato nero ultimamente, quindi non farò arrabbiare. Secondo te, se spengo la luce... Stavo pensando, spengo la luce e... Proviamo? Vai. L'ha letteralmente trovato lo stesso. L'ha letteralmente trovato lo stesso. Era un'ottima idea. Allora, non prendo mai spaventi, sapete che è tutto finto, ovviamente, la mia FIFA negli horror. Però ragazzi, la gente spesso mi chiede, i miei amici mi chiedono, cioè i miei amici, Seba, mi chiede, ma come mai fai giochi horror? Cioè non... io dico, sono gli unici giochi che da fare in live mi danno una sensazione bella, cioè bella no, ma mi emozionano, sì. Al tempo stesso mi piace... Mi piacerebbe fare sicuramente. Sì, ma non riesco a capire cosa dice la voce. Dice did you say that? No, quel genere. O tipo did you say. Ma? Ma? Oh?
piegarti? Se passo da qua, secondo te? Capito. What? L'idea è geniale. Siamo dei cazzo di geni. Oddio mio, ma perché ha fatto questo suono? Non c'è bisogno di fare questo suono. Non è che sono astemio. Oh, è qua? E mo? Ma sopra le scale magari è cambiato qualcosa? Vabbè, sono troppo forte. Vabbè, perché scusate, perché sono così bravo. Che faceva interferenza in piedi di porco? Ma? No, merda. È un puzzle, Sara. No, vabbè, adesso, mi sento male. Adesso se ripasso mi cancella il coso. Non posso passargli. E passa attraverso, poi ripassaci in qualche modo. Magari non sei caso. Hai vedi, è risettato la... È apparso... Che cazzo è quel coso? Non sono astemio. Sto a una dieta. Che cazzo è quel robo? Quanto ce la faccio da fattone? Qui c'è un coso qua. Ah, perché questo mi ha murato qua. Vedi, possiamo comunque interagirci. Ma cos'è quella roba là? Cuscale. Ma dormiamo qua? E c'è una... Cos'è questa bara? Cosa c'è dentro? C'è una ciotola? Oh, mi servono delle chiavi. Oh, un biglietto. Devo pensare al mio comportamento. Ma but me only scary. Ma qui mi spavento molto. Ma qui mi spavento molto. No, no, ma saranno sui manichini, palese. No. Palese che no. Qua c'è un biglietto. Da quello che. Da quanto mi ricordo, mia mamma si è sempre comportata in modo strano. È venuto un po' dalle scale. Devo ripassare, forse, sai? A meno che non. Quindi quella che mi fa. È mia madre quella che. Sì. Mi segue. Oddio, ma chi è? Ma chi è morto per un gong? Oddio. Oddio. Oh, ma questo è quello di... È la sì. Utilizzato di per l'arbor. Come si chiama il gioco? Per l'arbor? Dai, hai capito? Quel gioco horror. Quello stanno giocando tutti. Ha giocato Shizu, veramente. No, non è per altro. Come cazzo si chiama? La oggi. Ha detto dobbiamo giocarlo pure noi. Quello che se parli c'è il mostro. Nash è l'altro. Non me lo ricordo. Anch'io lo voglio giocare a quello. Perché non quello che vuoi giocare tu. No, tu vedi amici gioco. Quello là che il mostro ti sente se parli al microfono. Ma uno è sh e la... non me lo ricordo, sai? Uno è sh e l'altro è quello là che c'ha questo asset. Ok. Qua. Ieri ero con amici un tedesco che da me in Sardegna per l'addestramento aereo militare mi ha voluto sfidare. Inutile dire che lui aveva avuto 14,033, io 10,66, quindi poverino ha dovuto pagare il conto. Per un momento mi stavo dicendo, ma dove cazzo la sta leggendo sta roba? Non mai sfidare un tedesco, comunque i tedeschi sono matti, ricordiamoci. Oddio, mamma. Ciao, mamma. Mamma, senti com'è? Con l'elettronica. Ah, chiuso. Mi ha murato dentro. Ma rimane... Cos'è che c'è qua dentro? Partita... rave party.
una donna nella, in una veste blu mi ha, gli ha sussurrato: sii forte, mio cavaliere bianco. Cosa sta succedendo intanto? For the strangle ahead of you, for the green meadows. Non ho idea di cosa c'è. Hey! Hey! Ok. Ma? Non parti hard di brutto. Ho rubato... Ma cosa sta succedendo? Big fan. Atto 3, big fan, madonna. Sto tagliando proprio. Oh. No, i pagliacci no, Sara. Ne lo so. È lui adesso. Ma prima non c'era. Possiamo togliere sto coso? Tanto pare no. Porca miseria. Bevo solo perché in effetti c'ho un po' di sete. No, piede di porco. Ma infatti cosa c'era là dentro? Adesso mi viene il dubbio. Il piede di porco lo usa solo per i muri lui, perché... No, ora ci torneremo palestra. Non possiamo fare tutto il livello così però, eh. Invece Poppy Poppy. ragazzi, trovatemi il suono del Poppy Poppy, lo mettiamo subito. No, 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 no. Questo è DVD. Devo guardarmi intorno. Oh cazzo. Io nel frattempo ho coperto anche gli occhi di mia sorella, perché lei è tipo alla clownfobia apposta. Ah sì? Sì, e quindi mi sono girato e ho detto: non guardare, guardare. Venivo qua con mio padre, ma dopo che è andato via non... Ah, oh, qualcosa per aprire. È diventata più grossa. Che pagliaccio mi sta cercando? È l'asset dell'altro gioco, amore. Quello col clown, ma te lo ricordi sul gioco? Ma qual è? Vabbè, sono incoglionito. Te l'avevo pure proposto. Ci ho giocato tipo Cop TV, te l'avevo proposto. Sai che ho capito qual è, ma non mi viene in mente. Quello che tipo lui lo bugga, tipo qua intorno alla cosa, dice: lo bugo qui, così non mi insegue. Ok, c'è Churchill. Il ragazzo è scomparso 6 anni fa. È stato trovato dai residenti. È stato trovato in una casa abbandonata in città, vicino al parco. Sentendo i ragazzi, è stato rapito da un uomo vestito da clown mentre era in vacanza col padre. Cioè, siamo noi. Schippo ha trovato intanto il Poppy Poppy. Noi eravamo in vacanza con nostro padre, ci hanno rapito e in più, dopo che si sono lasciati, noi siamo andati con nostra madre che era pazza in culo. Come faccio io adesso non andare dal psichiatra? Cioè? È per quello che infatti c'è un appuntamento. Ho portato degli amici per lui e gli ho portato un sacco di giocattoli e cibo. Volevo essere un vero papà per lui. Non dovrebbe sentirsi male ed era felice. Ha fatto tutto per questo. L'altro bambino si stava comportando male e ho dovuto calmarlo. Non capisco perché mi chiamano maniaco. I ragazzi amano i clown. Ok? Insomma, dipende se mi tocchi in parti. Cioè. No. Ma secondo te lo possiamo loopare? Sì, sì. Basta che vai sopra alle cose di legno, non ci può salire. Se ho quelle antiche col gioco. Vediamo se... Ah, tu dici, era più così, era più loppato. Senti il Poppy Poppy. Orca puttana, mi arriva in faccia questa cosa. Oh, veloce! È assurdo. Da quando ci stanno questi cazzo di asset con stile Unreal Engine? Tipo, tutti i giochi sono uguali. Cioè, questo qua è il posto. È l'asset di quel gioco che ti dicevo che non esce. Sì, è vero, comunque, hai ragione. Ma è identico. Ma che cazzo? Ma si possono copiare così, però, cioè... Purtroppo usano tutta la stessa roba. Ma non posso. Cioè, poi da un certo punto di vista, vabbè, per carità, è più facile, però.
Esatto, un gioco coop, esatto, dobbiamo giocare insieme. Cioè che abbiamo giocato insieme, non in coop, scusami. Sempre horror, e poi abbiamo cambiato il gioco, siamo andati in un altro e sai, ero dentro la stessa casa, ti ricordo. Qual era? Quello con non me l'aspettavo. Quello con la figlia indemoniata, e dovevamo fare il rituale e alla fine il fratello che sì. Okay. Ed era la stessa casa del gioco che abbiamo giocato dopo. È vero, ma perché alla fin fine sono proprio, io ho visto gli asset come li fa, sono proprio tutti fatti, capito? Cioè talmente prendono casa di un film horror fatto in quel modo e poi ci aggiungono magari due cose. No, infatti volevo lanciare un pallet, ma Sara, ho il tabbato, non si apre più il gioco. Ok. Ok. Ora funziona. Ma quindi che... Allora, devo trovare qualcosa per aprire. Ma secondo... Adesso, vogliamo fare una prova. Ragazzi, prova. Ma... Vedi, così si sviluppa. Esattamente che so. Mi sono perso. Ma anche sopra la cosa di legno, in realtà non ci sale. È il momento sbagliato per una... Aspetta. Finché non... Devo far andare l'attrazione, dice. Ah, ma lui mi sta cercando qua, tipo? Poppy. Dice, dobbiamo far andare... Tipo, l'attrazione. Come faccio a far andare? Poppy. Ah, lì c'è una cosa che brilla. Vabbè, la cazzino, quel popi che c'è stanze qui. No, ma cos'è? Con oggetto, dice, appuntito posso... aprirlo. No. Secondo me se leggo questo non mi colpisce. Quel ragazzo si chiamava Peter. Peter era un ragazzo speciale. Non avrei voluto mai fargli male. Era da solo come me. Quello che lui chiamava papà era un mostro. Volevo salvarlo da questo mondo. Il pagliaccio là. Oddio, che cazzo era sto suono? No. Ma non capisco. Uno sharp object. Lui si è fermato là? Mippo! Mippo! Ma dov'è sarà? Smetti di fare questo pippo! Lui si è un po' incastrato, secondo me. Oli? Ah, no. Ah, invece sì. No, oddio, c'è un fusibile. Ovviamente, ma c'è sempre un fusibile. Ah, beh, certo, devo andare a prendere quella scatola là. Ma che sharp object posso usare? Secondo te lui si è proprio fermato? Abbiamo buggato del tutto? No, ma eccolo, ma si spacca. Sì. Paese. No, corri, sono pazzo maniaco. Mi piace il rischio, Sara, mi piace il rischio. E ci sta dietro, continua a starci dietro. Oh, ma guarda come corre il trapanzano qua. E mo? Attenzione! Attenzione, il dodge. Sento che mi sta ridendo dietro. Mi sta toccando. Signore, non mi tocchi.
Saliamo. Come faccio a salire? Non si può salire, fammi salire. No, oh. mi son buggato. Oh no. E quindi? Si è buggato anche il clown. Ah, è quello, dobbiamo prendere. Non mi servivano queste, non ho capito. Insomma, per aprirci cosa? Esatto, dove mi servivano? Ah no, per le... Per qua. Ah, ok. Poppy. Poppy. Sto venendo qua, è bastardo. Fatemi... No, buono! Dark Secret. Mamma. Mamma, sei un po' pelantina. Mamma, faceva la chemio. No, io vado a trovarla, secondo me non mi fa niente. No, non devo distrarre mamma. Da cosa, scusa? Era sicuramente una casa di giocatrice League of Legends. Mamma. Tutte le volte gliel'hanno augurato, si è preso. Come si incazza? Come si incazza se spiega la musica? Ma perché c'è la maschera del diavolo? Questa è camera mia. Magari la madre non era così, però come lo sa, ricorda, capito? Devo fare una trappola per il mostro qui. Dobbiamo trovare una corda e una campanella. Ah no, devo trovarle qua. Okay. Vabbè, la corda ce l'avevamo attaccata al coso, no? Dove? No. Questa. Bravissimo. Ma... E invece... mi sembrava proprio una corda. Questa però no, questa proprio no. Ma non questa, da che cazzo. Or clowns. Ho ciulato il clown. Ho ciulato anche sto... Ma sto cubando giochi da casa mia. Ah, li ho messi... Li ho buttati via! Ma? Chissà perché. Non ti manca un po' il poppy? Ah, per niente. Oh no, si è interrotta. Certo. Cos'è che cos'è sto suono? Il criceto di mia sorella. No, mamma. Mamma, ci sono un po' di mosche in camera tua. Dov'è la campanella? Questa cristiana è qua? Ha smesso di pregare. Ah. Avanti. Ma succede? Che fai in piedi? Ma come corre, mamma? No, in effetti non potevo non buttarli i giochi. Mia mamma comunque, ragazzi, è Bolt. Non posso chiudere la porta? No. Ma la ragazza, la mamma è troppo Bolt, la mamma. Non voglio guardare, Sara. No, non voglio neanche io, però non è che tutto buio. Dopo 3 ore. Me l'ha contato. Cioè, non serve la campanella comunque. Senti quanto fa casino sulle scale, cazzo. Magari la mamma è un po' sorpreso, cioè. Niku. Ok. Quanto dura sto? Dobbiamo fatto inciampare la mamma. Si incazza di brutto. Dov'è il mostro? È volata giù. È morta la mamma. È volata giù la mamma. È un ottimo finale. Mi piace. Vabbè, poteva finire qua il gioco. Mamma. Porca puttana.
Cos'è sto? Ma sono io il mostro! Sono io il mostro! L'abbiamo ammazzata perché eravamo tipo psicopatici, capito? Abbiamo le visioni. Siamo noi i matti schifosi! Questo casino. È lui che magari si è autorinchiuso dentro al coso per far... Ti ricordi l'articolo del giornale che era stato trovato lì? Ma capito, ci siamo chiusi da soli per non far sembrare... Hide body air. Vedi? Devo nascondere il corpo qui. No, hide. Già passato, l'ho nascosto. Ah, l'ho già nascosto. E tu? Questo è mamma, ho perso l'aereo, ma nel senso che l'ho perso proprio perché... Ho fatto volare due scale. Ma siamo noi! Vedi? Ci ho messo anche davanti una credenza. L'articolo di giornale ha detto che ci hanno trovato qua sotto. Ma sono il pagliaccio. La follia finisce. Dio buono. Mamma. Mi fai andare via? Io voglio andare. Devo volare indietro. Palese. Ma perché? Feel free to scream whenever you want. Questa è la mamma. Sei incazzata di brutto? Beh, sembra un po' il mio tesoro. Adesso esce un nuovo film su Gollum, non so se avete visto queste cose. Dicono live action perché è preso dal gioco. Oh, oddio. Cosa devo fare qua secondo te? Suicidiamoci, è finito. Esatto. Toccare le tipe? Non posso. Cosa mi sto perdendo? Cosa mi sto perdendo? Oh, forse dobbiamo zoomare su qualcosa? Ma io mi chiedo poi perché ogni tanto abbiano fatto un gioco del genere. Cioè, nel senso, chi è che ha mai chiesto un gioco su Gollum, sinceramente? Vabbè. Quel gioco si era veramente brutto, raga. Purtroppo... Non ha scusanti. Sara, non so cosa devo fare. No, userò il potere dell'onniscienza e vedrò nel futuro cosa faranno altre persone. Ma mi sembra strano che non troviamo una gabola per... Aspetta, c'è un foglio? Ah, c'era il barbatruccolo. Trovato. Ho evitato la metropolitana così che non dovessi guardare in faccia le mie paure. Fino a questo giorno sono riuscito a andare avanti con questo. Beh, avete capito. Aia. Ok. Nessuno alla mano. C'è un altro foglietto, sì. Dio buono. No, così no, però. Anche meno. Oddio. Qualcosa di sconosciuto mi ha spaventato. Ero spaventato dai mostri non esistenti della tutta la mia immaginazione. Non ci volevo credere che mia madre fosse il vero mostro. E comunque la madre non era messa bene. Però noi l'abbiamo uccisa. Esatto.
Cioè, non stava bene, però comunque l'abbiamo ucciso. Ma non capisco perché ci abbiamo messo allora. Cioè, chi è che ci ha rapito? Questo è sempre no, il coso. Non penso che. Ah, pensi che siamo lo stesso che è stato rapito? Dopo che sono stato rapito da un maniaco con costume da clown, la mia aspetta. Ok, la mia coscienza si è un po'. Non sapevi più distinguere quello che era da quello non era vero. Sono un po' impazzito, diciamo. Questo era più didascalico come gioco, cioè ha messo un sacco di storie. Steven e Nancy. Una coppia. Questa ha fatto un sacco di canzoni bellissime. Sì. Ah, queste persone erano i miei veri parenti. Ma non potevo capirlo perché ero troppo giovane, vabbè. Stasera due pazienti sono scappati dall'ospedale psichiatrico. Un uomo e una donna. No, sono presentati come una coppia sposata. Appunto possono far male agli altri. Non entrate in contatto con loro. Se sospettate qualcosa, chiamate la polizia. È tutto così random. No, grazie. No, grazie. Foglietto. Questa è lunga, È tutta sgrammaticata. No, ma è una storia. Però vedo che c'è un codice. Vedi, uno stellina, due. Facciamo così, siccome non c'ho voglia di. Sì. E riguardarlo, faccio una foto. Quindi questo sarà tipo un codice. No, non dovevo fare esco, scusate. Perché parte la techno subito. Ah, uno, ok. Uno, stellina. Perché ha fatto questo suono? Perché era red sunlight, ci sono pure i colori. È Sunny Adapter Puff The White Knight. Oh, quindi che due coglioni. Quindi Red Sun. Ride up the path with a white light. White Knight. Questo. No? Sì, questo. Poi. Poi rileggiamo. Never to find a way for us the Black Darkness. Ed è la forma di stella. Questa. Poi dice. A woman in a blue dress col simbolo. Te la faccio vedere, giusto? Così poi leggi anche tu. Vedi, siamo al 4. Il simbolo dell'omino blu e della croce. Ok, la roba egiziana. White, giusto? Sì. Sì. Omino blu. Eccolo là. E la croce white. Eccola là. Poi dice. Green, triangolo basso. E black roba della strega. Green. No, eccolo. Black. Va bene. Oh, non c'è finta di niente. E dopo yellow light e cerchio, non ho detto il colore. Green. Oh. C'è una persona. Scusi. Oh, tutto bene? Me la nuti? Scusa, me la tocchi la medusa. Ma tutto a posto, signore mio? Mamma. Ma? Qua, questo è il primo gioco di questo. E mica si vede un po', secondo me. Ah, il dottore era. Peter, sei pronto a parlare della tua infanzia oggi? Siamo noi, Peter, ovviamente. E quindi Peter è anche il nome del bambino che è stato rapito, quindi era sì, lui. Sì, siamo noi, sì. Da quando ero piccolo la mia vita è stato un inferno. Un incubo. Dopo che mamma è scomparsa ho visto un orfanotrofio. Non ho mai detto a nessuno cosa è successo. Hai ancora incubi? Oddio. Al rifugio i miei incubi sono fermati. Non riuscivo a non pensare che avevo ucciso mia madre. Ho vissuto con questo dolore e la colpa tutta la mia vita. Ora
ho trovato che questa psichiatria attenzione, erano brusco. I pazzi che erano scappati dal reparto psichiatrico hanno ucciso i suoi genitori, e lui si è tutto inventato nella sua mente che lui era il colpevole. Ok, ok. Ciao Brusco, grazie per il ride intanto. Come stai? Che facevi di bello? Che facevi di bello? Bello, noi stiamo finendo un orrorino simpaticino. Ho capito. E benvenuti a tutti intanto. Oggi, dopo tutti questi anni, sono di nuovo tornato nel piano astrale. Ho visto tutto quello che è successo a me in quel tempo. Arkham Asylum, bello, bello. È lei che l'hai conosciuta? E cosa è successo dopo? Madonna. L'ho conquistato. No, beh sì, sono andato oltre le mie paure. E ho realizzato che quando ero bambino, mi sono salvato. Non penso proprio. Oh no. È classico, volevi. Anche allora, lui è il cattivo. Lui palesemente ce l'ha problemi mentali, lui poverino. Sì, vede il volevi. Peccato che sei perso il ti perso questo gioco brusco, ma lo potrai recuperare su YouTube, perché questo era un altro gioco fatto insieme di Emeka, o come cazzo si chiama lui. Era forse appunto il primo. Bravo, bravo, comunque molto bravo. Bravo, primo bello. E in ordine comunque metto la scuola prima. Però sì, dopo la scuola c'è questo. Comunque è bello come l'ha fatto questo. Lui fa sempre questi giochi chiusini, però molto bello. Bravi tutti, iscrivetevi, mi raccomando, vi aspettiamo su Twitch. Ciao.